giro per fingermi il TV Man e trollarlo. Quale sarà la sua reazione? Scopriamolo. Mi chiamavano l'agente 007. Con questi occhiali nessuno potrà vedermi, nemmeno Gigino, che è laggiù nella sua casetta. Mamma mia, ma che casetta clamorosa che si è costruito. Vorrei tanto sapere che cosa sta facendo in questo momento. La cacca da Yeshi. Sento da qua giù che mi sa che sta facendo un attimo i suoi bisognini. Comunque oggi andiamo a fare dei prank clamorosi. Guardate che cosa posso fare. 3, 2, 1, pa, pa, pa! Mi sono trasformato nel TV Man Super con 20.000 televisori. Ma non inizieremo subito così. Per il momento diciamo che possiamo diventare una sorta di invisibile. Quindi facciamo così, così ci rimane soltanto l'ombra. Avviciniamoci al nostro amico Gigino e vediamo che cosa sta combinando. Oh, mi pulisco il sederino, ecco qua, perfetto. Non c'è la carta perché non l'ho comprata, dai. Guardala qua dentro, ma sto cacando, ecco cos'erano quei rumori. Ma poi caga con la porta aperta, veramente un uomo dalle zero paure. Poi guardiamo un pochino questa sua casa, vedo che lì sopra ci sono delle solite cose che lo caratterizzano. Diciamo, chiamiamoli corna del cervo, perché questa è una casa a forma di testa di cervo ovviamente, quindi non sono assolutamente pe. Comunque, torniamo un attimo normali, facendo proprio così, perfetto. E andiamo a salutare Gigino, vediamo un po' come ci saluta. Pronto, c'è nessuno? Ma cosa ci fai tu qua? Scusa, perché, sai, essendo che io ho l'accesso al tuo computer, a tutti i tuoi dati, a tutti i tuoi server, ho visto che tu stavi in questo mondo, sono entrato e devo dirti la verità, complimenti, veramente carino. Ma non hai l'accesso alle cartelle foto? No, quelle ancora no. E sinceramente non ci tengo a tenerle perché potrei aver paura. Comunque, vai a vedere, wow, bella vai via questa casa. C'è una ca... ci sono... Che cazzo particolare, Gigino, eh? Cazzo veramente particolare. Vedo che c'è un jukebox, dei cactus, delle spugne, dei blocchi un po' particolari. Vabbè, almeno è un po' di copre, solo questa qua la prendo in prestito. Poi vedo che ci sono bei letti, c'è l'armadio, cassetti. Potresti uscire da casa mia? Ma perché dovrei uscire da casa tua? Sono un ospite, no? Noi siamo amici. Poi vedo che sei ben attrezzato con la tua armatura d'oro, lo scudo, addirittura il picco nel legno. Wow! Poi va a entrare qua dentro. Ma questo è un no! Questo posto è sacro! Esci! Esci! Esco anche perché sento un bel po' di puzza, sinceramente, che secondo me qua ci si è appena fatto una bella sessione di cacata. L'unico cesso che tu puoi usare è quello lì sopra. Ma non l'avevo visto. Ma perché hai un cesso appeso al muro? Per quando arriva il mio amico alto. Ah, ho capito. E quindi giustamente fa parkour, si arrampica lì sopra e poi rimane conficcato con la testa nel soffitto per cacare. Ci sta, va bene. Quindi non posso rimanere qui con te, devo andarmene. Sì. Vai dai, via. Sei proprio un amico. Dai, ehi, perché mi stai buttando con quella spada? No. È stato bello, ciao. Qui c'è un altro ma che mondo strano è questo. Comunque ragazzi, ci ha cacciati, ci siamo mutati, da lui non mi sente più e questa cosa non mi piace proprio. Prima di iniziare però a trollarlo con la nostra fantastica capacità da TV Man e anche da skill di Toilet volendo, io direi di fare una cosina. Allora, noi abbiamo la capacità di trasformarci in tutto quello che ammazziamo, quindi diamo un attimo una bella lezioncina a questo villager e trasformiamoci proprio in lui, un bel villager bianco. Eccoci qua. E ora dobbiamo avvicinarci un pochino a Gigino, che magari senza farci notare vede un bel villager scappato dal suo villaggio. Avviciniamoci piano piano, come dei villager per niente sospetti. Ma cosa sta facendo? Ma perché sta pescando su una barchetta? Ma si può sapere che sta facendo? Questa casa mia si chiama Chilling, un altro pesce palla alla mia collezione. Ma di che collezione sta parlando? Comunque eccoci qua, continuiamo a girare per niente sospetti. Facciamoci un bel giretto. Papà, sei tu? Ma come papà? No, io non ho sentito niente, vado via. Dove vai? Papà, mi fai prendere il latte? Io non so di cosa tu stia parlando, non ti sento. Fa dei movimenti molto strani, mio papà.
Aiuto. Papà, vieni qua. Mi sento osservato. Aiuto, perché... Ok, forse il travestimento del villager non è il migliore che ci sia. Facciamo una cosa adesso. Giro l'angolo e sparisco. Ok, va bene. Allora, abbiamo capito che il travestimento del papà, a quanto pare, non è quello migliore. Quindi per il momento direi di trasformarci un attimino nei signori lama. Dato che lui qua vedo che ha un allenamento intensivo di lama, questa cosa fa abbastanza paura, ma potrei mimetizzarmi in mezzo a loro. Quindi mettiamoci proprio qua dentro. Perfetto. Oddio, un lama su lama. Cosa sto vedendo? Ok, perfetto, chiudiamoci dentro, non facciamo uscire gli altri. Perfetto, un lama su lama. Questa cosa è veramente molto particolare. Lamento! È ora della pappa, pesci palla per tutti! Ma che cazzo? Ma ha buttato dei pesci palla? Adesso ne prendo altri, tranquilli, arriva la pappa buona! Ma si può sapere perché date i lama dei pesci palla da mangiare? Ecco qua! Ma non li voglio questi pesci palla, li rigurgito via, che schifo! Via! Adesso noi torneremo per un momento invisibili in questo modo e ci intrufoleremo all'interno della sua casa, perché al posto del suo cesso diventeremo degli schemi di toilet giganti. Così possiamo iniziare con il troll. Allora, apriamo la porta senza che lui se ne accorga. Andiamo piano, entriamo nel cesso. Perfetto. Lui non so cosa stia facendo, mi sta dormendo. Sta russando veramente forte, sembra non lo so che cosa. Andiamo quella madonna, ma che cos'è? E abbiamo rotto il cesso, perfetto. E trasformiamoci in uno schema di toilet. Oh mio Dio! Adesso bisogna soltanto aspettare che torno in bagno. Oh, che dormita. Devo proprio fare una pisciata, zio Pera. Andiamo. Sì. What the fuck? Devo cambiare il mondo un'altra volta. Non è possibile. Vai via, puzzolente. Lo faccio per mio papà. No, scherzo, sto scherzando. Non me ne vado, ciao, scusa. Ma dai, sta per combattere, ma a quanto pare ha una gran bella paura. Il mio mondo è infestato, adesso come faccio, villager? No, speriamo che cada in questo villager! Ha saltato il pe, ha saltato! Fermati, fermati! Ho una domanda per te. Qual è il tuo personaggio preferito dello skip di toilet? L'Enderman. Ho detto dello skip di toilet! L'Enderman non è uno skip di toilet. Ventilatore man. Non esiste il ventilatore man! Dimmi chi è il tuo personaggio preferito, ora o mai più? Tua mamma. Non riesco nemmeno a fare le cose paurose con questo qua che mi risponde storto. Adesso lo minacciamo. Dimmelo ora, subito. Sono gli schifi di toilet. Bene, quindi non ti faccio paura. No, non mi fai paura, è più pauroso il team movement. Tu avresti bisogno di assiste mattino con i capelli. Quindi non ti faccio paura, bene. No. Schifi di WSS, schifi di WDDP. L'ho fatto deprimere. Dai, ragazzi, adesso farò finta di essere depresso. Ma non è finita qui, perché adesso ci mettiamo in game mode creative e ci trasformiamo subito, non immediatamente nel TV Man, ma prima nel signor cameraman, che ragazzi adesso gli andrà a riempire tutta quanta la casa di telecamere. Così voglio vedere quale sarà la sua reazione. Nel frattempo lui che dove è finito? Oh, che rilassamento oggi. Fammi mettere gli occhiali da sole. Ma cosa sta... Oh mio Dio, sta chillando davanti al pe. Io nel frattempo gli sto riempendo la casa di telecamere. Ma cos'è tutte queste telecamere? No, non mi riprendere il culo, che sai, devo... Li fans, non voglio spoiler. Cosa? Cosa devi fare? Oh mio Dio. Va bene, allora continuiamo un attimo a tornare paurosi. Sì, noi siamo... Io sono il cameraman e questo è il mio esercito di telecamere. Verrai osservato per tutta la vita. Io vedrò tutti i tuoi pericoli, tutte le tue paure. Non potrai mai più essere tranquillo.
Hai un guanto bucato. Non è bucato, è moda moderna. Si porta così, wow. L'ho visto su TikTok. Ah, allora scusa, comunque piacere Ernesto. Tu non puoi chiedermi a me piacere. Io sono il cameraman, l'essere più potente del mondo. E ora, se non seguirai i miei ordini, verrai ucciso proprio da me. Cosa devo fare? Cosa devo fare? Ora dovrei dire quello che hai sempre odiato. Così potrai ammettere la verità. No. No? E allora preparati, perché ti sta per arrivare una sciabolata dritta nel collo. Ok, scusa, scusa, non lo faccio più, non lo faccio più, scusa. Allora, innanzitutto, questa casa da ora in poi è mia. Mia, è solo mia. Tu ora dovrai trasferirti. Ti darò 64 blocchi per costruirti la tua nuova casetta. E nel frattempo dovrai anche dire: Max Random è il migliore. No, tutto, ma l'ultima cosa non la dico, non la dico. Dillo ora o mai più. Solo a pensarlo, l'orticaria qua. Max è il migliore. Dillo bene. Max è il migliore. Ok, bravo, bravo. Veramente, veramente ottimo, veramente molto. Veramente ottimo. Ora esci fuori da questa casa perché è diventata di mio dominio. E vatti a costruire una nuova casetta di notte. Va bene. Ah, ah, tua mamma. Ah, che bello, è tornato il giorno. Faccio la mia nuova casetta qua davanti. Let's go, let's go. Vediamo se possiamo diventare qualcos'altro. Posso diventare una testa. Schiamati, schiamati. Ok, questo è l'olio, addio. No, aspetta, io ho visto tanti vostri, c'era il Tip Bell, c'era lo schema di Twilight, quello grande, eh? Ero piccolino, ero lì con loro, ma loro mi hanno tolto il cesto perché non ero all'altezza. Cosa vuoi da me? Ho bisogno che vuoi diventare un amico. Questo mondo diventa sempre più strano, una testa parlante, ma io ti denuncio per pedofilia, vai. Ma guarda quanto sei brutta, sei basso, sei scarso. Guarda io, grosso, grande, con l'armatura. Sono bello, grande, fotomodello, bello mio. Ciao, ciao. Cosa hai detto? Che sono un fotomodello. Quella era una prova di bontà. Tu hai voluto insultare il mio povero figlioletto appena nato, che si deve ancora sviluppare, ma invece l'hai voluto denigrare. Ma sei andato dal barbiere? Sì, ci sono andato. Ma adesso tu dovrai andare all'inferno. Tua mamma, stai fermo. No, mi serve Max. Ho bisogno del suo aiuto per sconfiggerlo. Max. Ok, adesso diciamo che non diventiamo Max, ma posso pensare di diventare lui. Suo padre, sono tornato. Sì, papà, lo sapevo che non sei mandato a prendere il latte. Tu mi vuoi bene, let's go. Figlio mio, adesso seguimi, perché qua siamo davvero in pericolo. Ne abbiamo visti di tutti i colori, vieni con me. Andiamo. Papà, ma dove mi stai portando? Cioè, sei molto sus. Non ti preoccupare, figlio mio, vieni, vieni. Io arrivo. Poi in questi anni ho scoperto tante cose su di te e sulla tua vita. Papà, ma cosa stai facendo? Io ho paura qua dentro, aiutami. Tranquillo, figliolo, tornerò presto. No, non dimmi che torni a prendere. Pedro, papà? Cosa stai facendo? Figliolo, o rimarrai qua per sempre o ti uccideranno. Ho capito, ma non ne potevamo parlare prima, no, eh? Assolutamente no! Ti prego, papà! No, 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 non posso più uscire di qua, di qua, di qua, di qua, di qua, è vuoto, di qua, è vuoto! Veloce! Uno! Guarda dalla finestra! Guarda dalla finestra! Io non sono tuo padre. Io sono il Tipo Man! No, no, non è vero! Non è vero! Non è vero! E adesso ti chiudo tutte le altre strade! Non è più una via di scampo! Sei cattivo.
Lo sapevo, non dovevo fidarmi di mio papà. Adesso sono qua rinchiuso per sempre. Gigino, Gigino! Max? Sì, sono io, ma che ci fai chiuso in mezzo alla bedrock? Chiedilo a tua nonna, mi dai una mano? Non posso darti una mano, sei praticamente barricato. Ma si può sapere perché sei qua dentro? C'è stato un glitch nel sistema. Praticamente mi hanno preso. Ma chi? Preso chi? Il TV Man! Cosa? Sì, devi scappare, fidati, non rimanere qua. Ma TV Man... intendi lui? Per caso intendi anche lui? E per caso intendi anche lui? Tu sei un pezzo, adesso te la vedi con me. Cosa stai facendo quella cosa? No, no, cosa